Grazie Presidente, credo che questo sia un tema importante. Ringrazio la collega Pigoni e gli altri firmatari del testo per averlo posto all'attenzione di quest'Aula. È un tema importante che credo ognuno di noi in qualche misura sperimenta anche nella propria vita. Abbiamo imparato a diffidare di mail che magari ci provengono apparentemente da persone che sono nostri familiari o nostri conoscenti, che ci chiedono di cliccare un link per avere delle informazioni, perché abbiamo imparato a comprendere che spesso dietro questa richiesta c'è qualcuno che ha rubato dei dati informativi. Abbiamo quindi tutti noi, diciamo, stiamo sviluppando gioco forza un'attenzione a questo aspetto. Nonostante questo, credo che ognuno di voi sia testimone, io sicuramente lo sono stato, di lagnanze di persone che magari dicevano: ma io ero proprio convinto che fosse una cosa vera, ma come vedi c'era tutto, c'era la grafica, c'era il sito, c'era la provenienza, e poi magari un click dato con un attimo di disattenzione, proprio perché può essere appunto carpita la buona fede delle persone, ha generato delle aspre, diciamo, conseguenze. Se questo è vero nella vita personale, nella vita delle persone normali, lo è ancora di più dove sono in gioco dei valori commerciali. E come è stato poc'anzi ricordato, se nelle grandi imprese ci può essere un'attenzione, anche a volte dipartimenti specializzati, su questo però dopo farò una piccola osservazione, è certamente più complicato per le piccole e medie imprese riuscire a dotarsi di personale, di competenze, di quella cultura che è necessaria per prevenire in toto tutto questo. Quindi bene ha fatto, secondo me, la consigliera Pigoni a porre questo tema all'attenzione dell'Aula, bene dice il dispositivo, adesso probabilmente ci sarà una correzione che consentirà anche al collega Dal Monte, però il dispositivo secondo me è importante, perché dice: partiamo ascoltando, cioè cercando di interagire anche con le associazioni delle medie imprese, cercando di capire quali possono essere le iniziative volte a migliorare questo aspetto, e poi dopo magari adottiamo prendiamo dei provvedimenti che possano aiutare a crescere questa cosa. Il senso dell'emendamento che io ho presentato è un emendamento che semplicemente mira a dire: non c'è soltanto il rischio che qualcuno ti blocchi il sistema e ti chieda un riscatto, che è quello che sostanzialmente accade in quello appunto che viene chiamato ransomware, oppure che avvengano dei danni di cui uno si rende immediatamente conto perché deve riparare e bonificare dei sistemi usando antivirus o altri dispositivi. C'è anche il rischio che è meno percepito, ma in realtà è quello più presente, proprio perché non viene percepito, che semplicemente uno non si accorga di nulla, i sistemi continuino a funzionare perfettamente, però le informazioni che sono contenute, a volte sono critiche, vengono in realtà prese e trafugate e poi eventualmente rivendute con ogni probabilità a qualcuno che a livello anche internazionale opera come concorrente rispetto alle aziende in questione. Questo comporta non solo un danno all'azienda specifica, ma può comportare un danno al sistema paese, quindi porsi il tema di un miglioramento della competenza su questo fronte non è semplicemente un aiuto che si vuole dare perché vogliamo dare una mano appunto alle imprese o a chi si trova in queste condizioni, ma è proprio un modo per tutelare noi stessi, tutelare il sistema paese, il sistema economico di cui siamo protagonisti. Avevo detto prima, nel fare un passaggio, che appunto spesso le grandi aziende sono più attrezzate, vorrei però segnalare, per esperienza anche personale, che in realtà non è da dare per scontato nemmeno questo. Nemmeno le grandi organizzazioni si possono, come dire, ritenere immuni, non c'è nessuno che possa riuscire, diciamo, a pensare di non avere mai problemi di questo genere, come in modo analogo a quello che accade per i cavò delle banche o le porte di sicurezza delle abitazioni o degli uffici, c'è sempre, diciamo, un
un bilanciamento fra le protezioni che occorre mettere e il livello di, diciamo, di interesse che può essere indotto in qualcuno che è interessato a scardinare o a scassinare queste protezioni. E questo è un principio che bisogna adottare un pochino in ogni situazione, perché altrimenti corriamo il rischio, affidandoci semplicemente a chi, e questa è, diciamo, la parte conclusiva del mio intervento, a chi ci stiamo affidando fino adesso? Ci affidiamo alla sensibilità delle persone, ovvero degli uffici, dei sistemi informativi delle varie aziende o appunto delle organizzazioni, e in ultima analisi ci affidiamo ai fornitori, così come il mercato degli antivirus è sostanzialmente dominato dalle ditte che producono gli antivirus, così il grande mercato dell'informatica è dominato dalle grandi società informatiche che, non è detto, abbiano esattamente lo stesso interesse che ha l'azienda o l'ente pubblico o la società nel suo insieme rispetto al modo con cui fronteggiare queste cose. Così quello che osserviamo è che a volte vediamo eccessi di zelo, per cui vengono messi in piedi dei meccanismi, diciamo, eccessivi di protezione che alla fine rischiano di danneggiare tutti noi. Un tema, so che non è esattamente, diciamo, afferente a quello che stiamo discutendo, ma è una promessa che intendo fare. Dobbiamo tornare, per esempio, a parlare del tema protezione e privacy in relazione ai dati sanitari, ad esempio, dove spesso questo tema viene usato per impedire un funzionamento che tuteli poi veramente il cittadino. Quindi, in nome della protezione della privacy, a uno che viene ricoverato in un pronto soccorso, a volte non c'è nemmeno la possibilità di poter accedere ai dati essenziali che servono al medico per poterlo curare. E anche ci sono vari altri esempi che possono essere fatti, quindi da un lato magari possiamo assistere a degli eccessi di zelo, dall'altro assistiamo a delle sottovalutazioni che poi dopo rischiano di avere delle conseguenze importanti e significative. Ecco. Proprio per questo c'è bisogno di una riflessione che non sia delegata solo agli esperti del settore, ovvero a chi domina il mercato in questo settore, ma in cui ci sia una presa di coscienza degli attori, delle istituzioni, in questo caso la Regione, che in questo ordine del giorno viene, diciamo, sollecitata a farsi promotore, ma anche delle associazioni imprenditoriali e dell'imprenditoria, che devono rendersi conto che il problema riguarda loro e non può essere semplicemente delegato agli esperti o ai capicentro. E quindi questa presa di coscienza ci deve far pensare che sia possibile adottare delle linee che non siano semplicemente quella di dire va bene, installo l'ultima versione dell'antivirus che il venditore mi vuol vendere, ma metto in piedi un atteggiamento che sia proattivo e intelligente da questo punto di vista. In questo senso, nella consapevolezza che non risolveremo, come dire, le sorti del mondo e che riguarda un tassello importante ma non esaustivo delle problematiche che sono sottostanti all'informatizzazione delle transazioni e del funzionamento delle aziende, credo che sia importante raccogliere la sollecitazione che ci viene attraverso questo ordine del giorno, questa risoluzione. Io vi ho proposto l'integrazione che ho appena illustrato, che appunto coglie un altro aspetto che non era presente nel testo iniziale, e insieme possiamo pensare appunto di avviare questo percorso. E come possiamo pensare appunto di farlo in questo senso, così credo sia importante farlo in generale sul tema dell'informatizzazione. Grazie.